Ed eccoci arrivati nella sala del consiglio di Spessa, incontriamo il sindaco. Ciao Giuliano. Buongiorno. Ciao, a te. Ciao. Ciao. Allora, siamo a poche centinaia di metri dal grande fiume Po, quindi siamo immersi nella natura. Siete un territorio prettamente agricolo, ma avete anche importanti risorse. Insomma, qui a Spessa come si vive? Ma secondo me si vive bene, diciamo che non ci facciamo mancare niente, come dicevi tu. Pur essendo in un territorio prettamente agricolo, abbiamo anche qualche insediamento industriale, qualche insediamento artigianale, tant'è che abbiamo la Cargill, che è una multinazionale addirittura, qui da noi producono mangimi, ma sono specializzati un po' sull'alimentare diffuso. Poi abbiamo la Meccanica Speroni a sostegno, un'altra realtà nostra che ha portato il valore di Spessa in giro per il mondo. Questi signori nel campo della meccanica, in questo settore, si sono fatti voler bene proprio in tante realtà a livello internazionale. Abbiamo anche Francalanza, un pasta fresca qui al confine con San Zenone, per cui insomma qualcuno che è riuscito a mantenere anche qualche attività al di là di quelle legate prettamente all'agricoltura c'è ancora. Il territorio, come dicevi tu, è un territorio prettamente agricolo, per cui tutta l'economia si basa sull'agricoltura e sui prodotti dell'agricoltura. Poi magari faremo un giretto, certo, e andiamo a vedere qualche realtà proprio locale. Qualche imprenditore agricolo, qualcuno, qualche giovane ragazzo è riuscito anche ad imporsi un po' facendo delle lavorazioni direttamente sul prodotto agricolo e aprendo un mercato diretto, sto parlando del riso, per cui c'è anche questa voglia di rimanere sul territorio e di far vedere cosa siamo capaci di fare anche in questi piccoli paesi. Certo. Ovviamente, dicevo all'inizio, siete anche un territorio rivierasco al grande fiume, ricordiamo che questa è anche la terra, non proprio Spessa, ma ci veniva spesso, scusa il gioco di parole, anche il grande scrittore Gianni Brera, che lui è di San Zenone, ma veniva qua, certo, a frequentare, a divertirsi anche sul grande fiume. Cosa rappresenta il Po per il territorio di Spessa? Ma il Po, come dicevi tu, è una grande realtà. Tra l'altro il fiume più grande d'Italia, ricordiamocelo, per cui quando si va un po' in giro sul territorio del paese italico e ci fanno vedere i fiumi, a noi abituati al Po ci scappa un po' da ridere, perché proprio siamo a 300 metri dalle rive del fiume. Per noi fino a un po' di tempo fa ha rappresentato anche una serie di opportunità. In questi ultimi anni è stato un po' abbandonato da tutti e quindi rimangono soltanto i problemi. Devo dire però che i sindaci riveraschi si sono battuti perché tornasse ad essere anche una risorsa. Per cui qualche progetto anche nostro è stato finanziato anche con contributi regionali e hanno visto quindi svilupparsi un po' anche l'area riverasca. Poi facciamo un giro lì, vi faccio vedere cosa siamo riusciti a realizzare. È un po' fermo tutto perché il progetto grande di Regione Lombardia, che voleva vedere il ritorno del turismo fluviale, è stato lasciato un po', secondo me, è stato abbandonato un po' a se stesso. Potrebbe essere invece uno sviluppo, certo, per il territorio.
Bene Giuliano, cominciamo il tour, mi accompagna alla scoperta del tuo paese. Iniziamo? Iniziamo. Andiamo. Loriana, tu sei una consigliere comunale, conosci bene il territorio. Ci sono due particolarità secondo me a Spessa. Uno è che comunque è un comune sulla principale via di fede, che è la via Francigena, quindi transitano tanti pellegrini. Seconda cosa, sta per nascere un progetto che è già stato presentato negli anni scorsi, anche una ciclopedonale che collega Torino che è a Venezia, che transita proprio da qua, che si chiama Vento. Spiegaci due cose. Sì, allora, per la via Francigena sono già diversi anni che è in vigore questa via e da qui da noi transitano diversi pellegrini. Tra l'altro noi abbiamo, diciamo, l'opportunità di poter ospitare questi pellegrini perché abbiamo un centro che si chiama Centro Artemista Culturale, molto molto bello. Diciamo che questo centro, oltre che avere l'ostello per questi pellegrini, ha anche adibito una sala di registrazione che diversi cantanti e gruppi, diciamo, televisivi vengono a registrare i loro dischi qua, perché è una sala di registrazione all'avanguardia. E poi abbiamo la fortuna, diciamo, di avere questo evento che è Torino-Venezia, e anche da qua si sta muovendo e vediamo passare dei cicloturisti, chiamiamoli, ciclopedonali, un po' a piedi e un po' in bicicletta, che fanno molto piacere vedere e anche magari fermarsi a chiedere informazioni, anche noi a prendere da loro quello che stanno facendo. Ed è un piacere, ecco, essendo il nostro un territorio abbastanza piccolino, tante volte vedere delle facce diverse dalle nostre fa molto piacere. Alle nostre spalle abbiamo uno strepitoso e bellissimo vecchio archivio comunale, infatti questo, apriamo un po' di cassetti, stato civile, giustizie, culti, governo. Quindi però come si vive, com'è la collettività di Spessa Po? Diciamo che la collettività, come nei piccoli paesi, diciamo, è un po' sparsa. Però se ci sono delle iniziative, diciamo, si può prendere dentro sia parrocchia che comune, e c'è delle persone che ci tengono, come me, io sono una che ci tiene al mio paese, anche se non sono proprio una spessina d'o perché arrivo da Belgioioso, però spesso mi è entrata nel cuore e si vorrebbe cercare di fare sempre di più, collaborare. Adesso vediamo che magari qualche giovane riescono a rientrare nel gruppo e fare un qualcosa per la collettività. Purtroppo abbiamo ancora un anno noi di mandato e si spera che il prossimo anno ci siano più giovani che partecipano alla vita, diciamo, del territorio, ecco. Ce lo auguriamo anche noi, quindi forza giovani, venite a Spessa che c'è da divertirsi. Piano superiore del municipio cittadino di Spessa c'è un bellissimo museo di arte contadina. L'autore di questa raccolta è Giampiero, che è considerato la memoria storica di questo luogo. Giampiero, da dove ti è venuta questa idea di raccogliere questi cimeli? Andando in pensione e non avendo più niente da fare, logico che si fa qualche cosa. Facciamo qualche cosa che resti per il comune, naturalmente, e per tutti. Allora ho raccolto un po' di roba in tutte le cascine, agli agricoltori, eccetera, e abbiamo costruito questo piccolo museo. Questo piccolo angolo di grande storia padana. Ecco, qui davanti a noi abbiamo il pezzo forte di questa raccolta, ce lo puoi spiegare? Questo qui è il prototipo che è stato presentato circa nel 1905 o 4, è stato presentato al Ministero dell'Industria o del Trasporti a Roma, che è stato fatto questo prototipo dal geometra Martinotti, e la provincia, dopo aver avuto il benestare dal Ministero, ha dato ordine di costruire il cantiere a Po, e si sono messi a costruire le barche. Questi sono in scala, va bene? E per il 1918, torniamo indietro, fino al 1918 il ponte era Spessa Portalbera e c'erano le barche in legno, naturalmente.
1918 erano pronte tutte le barche con il ponte intero per trasportarlo qui, il passaggio qui è diventato spesso arena. E la figlia del geometra Martinotti, la professoressa Fausta, gliel'ho cercato, l'avevi in cantina, me l'ha dato, l'abbiamo ristrutturato naturalmente e l'abbiamo messo qui. Questo è veramente un pezzo forte, storico. Grazie mille Giampiero, grazie mille soprattutto per quello che fai, per tramandare anche ai giovani questa l'importanza della nostra storia. Grazie ancora. Girando per la biblioteca ho scovato diverse produzioni dedicate a Spesse, dedicate al mondo del grande fiume Po. Siamo ovviamente, come dicevo, in biblioteca, dietro di noi tanti libri che spaziano su diversi generi. Cosa rappresenta la biblioteca per Spesse? È un punto di riferimento per il mondo culturale? Dunque, purtroppo oggi la biblioteca funziona meno di qualche anno fa, perché ormai con l'arrivo dell'informatica anche i ragazzi, che erano quelli che frequentavano di più la biblioteca nel periodo scolastico per le ricerche, per le tesine, per il dopo scuola, oggi non frequentano più, in quanto trovano tutto sui computer. Per cui, nonostante qui ci siano più di 6.000 libri dedicati a tutto il tipo di narrativa italiana, inglese, francese, straniera, tedesca, e molti libri per i giovani e i piccoli, e purtroppo la frequentazione è piuttosto scarsa. Cerchiamo comunque di diffondere, usando i libri doppi nelle giornate della Sagra, diffondere un po' la presenza della biblioteca, e anche attraverso il GREST che viene attuato alla Cascina Castello, di cercare di promuovere ancora il piacere per la lettura. Giuliano, siamo in una zona, in una lanca, in una zona morta del Po, perché qui parte un progetto turistico fluviale da voi sostenuto e da voi portato avanti. Sì, come possiamo vedere questa è una casetta galleggiante nostra, abbiamo anche altre realtà dello stesso tipo qui su questa lanca, sono quelle opportunità che si possono riservare soltanto a quei comuni che sono riveraschi. Noi abbiamo, diciamo così, affrontato questo discorso, voluto questo discorso, perché siamo a pochi metri dalla struttura, sono sempre strutture nostre del comune, dove però la gestione era quella della Proloco, la Proloco di Spessa, abbastanza importante, devo dire, con iniziative che non tutti riuscivano a seguire. Voglio solo ricordare un paio di cose belle che riuscivano a fare i signori della Proloco, che sono la padella di Camogli, quindi la festa del pesce di mare in un posto dove il mare è lontano, e il Festival Jazz. Ecco, le loro strutture sono qui a 50 metri da questo posto, e questo progetto voleva intercettare quei contributi che Regione Lombardia ha messo a disposizione per alcuni comuni riveraschi sull'asse 4, il bando POR asse 4,
proprio per incentivare, diciamo così, l'offerta che la Proloco faceva da tempo, diciamo così, sul nostro territorio. Questo progetto, al di là di offrire la possibilità di dormire sull'acqua, ma di vivere sull'acqua, perché c'è una camera da letto, una cucina completa di ogni servizio, per cui una famigliola, diciamo così, di 3-4 persone potrebbe soggiornare in questa struttura senza nessun tipo di problemi. Purtroppo non siamo mai riusciti a far partire questo bel progetto, secondo me rimane un bel progetto, proprio perché manca la parte di gestione di tutta questa cosa. I signori della Proloco ad un certo punto hanno consegnato le chiavi al comune e quindi si sono tolti, diciamo così, dal lavoro che loro facevano. Offrivano la possibilità di mangiare tutti i giorni prodotti tipici, ma abbiamo dei lavatoi, abbiamo delle camere da letto. Fra l'altro devo dire, questa è una nota dolente, abbandonando questi luoghi siamo stati vittime di atti vandalici, di ruberie che hanno un po', ahimè, diciamo così, declassato queste nostre strutture. Stiamo aspettando qualche magari giovane imprenditore che ha voglia di vedere in questa cosa un futuro, e quindi mettiamo a disposizione, accogliamo qualsiasi manifestazione di interesse per portare avanti quel che una volta era il nostro centro per il turismo. Qui su questa lanca il progetto prevedeva, ed è stato realizzato ovviamente, una via d'acqua che raggiunge il fiume, in modo che anche il turismo fluviale potesse essere intercettato, portato qui, per poi diciamo così, approfittare dei servizi che la vecchia Proloco poteva dare nella loro sede, che come dicevo prima era qui. Abbiamo parlato nella presentazione di Gianni Brera, questi erano i suoi posti, lui chiamava tutto questo territorio di Spesse, di San Denone, ma anche dall'altra sponda, la Piana Riva, così come la chiamava lui. Siamo in unione con San Zenone, è un'unione storica, ci sono stati approcci anche per un tentativo di fusione, non so onestamente come andrà a finire il discorso della fusione. Diciamo che collaborando con i nostri vicini sanzenonesi era giusto parlare anche di Brera, che è nativo di San Zenone, ma che viveva proprio questo territorio. Lui amava fermarsi a pranzo invece che a cena nelle nostre strutture gestite dalla Proloco, e questi sono proprio i luoghi che lui preferiva. Ho trovato un turista, un cicloturista. Qual è il tuo nome? Ma io mi chiamo Tiziano. Da dove arrivi? Ma vengo da San Colombano, scendo giù, faccio itinerari sul Po, così con la bici, mi prendo un panino, una radiolina, ascolto le cose, vado dalla parte dell'Odigiano di là, dalla parte del Pavese di là, dipende, piano piano, essendo cardio. Come mai scegli questa zona? No, io vengo spesso, magari una volta alla settimana, a volte anche due, ma in fondo di là mi piace stare tranquillo, dove c'è un po' di serenità. Quindi qui nella zona di Spessa trovi serenità, trovi tranquillità, trovi divertimento. Sì, è la memoria che canta qui, le origini qui, cioè, è la memoria che canta. Allora uno, se ha un po' di buon senso, sa calarsi nella realtà, riesce a capire che la natura è sintomo di saggezza dell'uomo. Sindaco, abbiamo visto un cicloturista qui, proprio l'abbiamo preso nel momento opportuno. È lui testimone, è proprio una casualità. Ecco, siamo contenti di far vedere che questa è una parte di quel progetto che dicevo prima. Sono strutture che rimangono qui a disposizione di tutte le persone che vogliono, tra virgolette, trascorrere in mezzo alla natura una mezz'oretta di serenità, di tranquillità e, come diceva appunto il Signore, di ricordi anche di altri tempi che fanno bene allo spirito.
questa Madonnina rappresenta per voi non solo un emblema sacro, religioso, ma anche è simbolo di protezione. È una cosa molto importante, è stata collocata nel 1959, dopo la piena del 51, che è stata una piena che ha procurato diversi danni alla comunità. E da quel momento in poi l'acqua del fiume non è più riuscita a cavalcare l'argine e a creare danno, per cui io ci voglio credere, ero un bambino quando venivo qui a pregare nel mese di maggio e quindi per quanto mi riguarda proprio personalmente è la nostra protettrice, ci protegge dalle acque del fiume che sono in alcuni momenti, come abbiamo visto nel 94 e nel 2000, anche molto molto insidiose. Fino ad oggi è stata dalla nostra parte e ci ha sempre protetto. Anche perché è proprio sull'argine, maestro, del fiume Po, a poche centinaia di metri dal centro abitato e a poche decine di metri invece dal grande maestoso fiume Po. Tutti gli anni, nel mese di maggio, che è l'anno mariano, voi la venerate, con che cosa? Allora, noi la veneriamo per un paio di sere alla settimana, anche tre, partendo diciamo dalla parrocchia, recitando il Santo Rosario, veniamo qua a ringraziare questa splendida Madonna. Difatti, come si può ben vedere, attaccato a questi alberelli ci sono dei devoti che hanno attaccato il rosario o perché hanno ricevuto qualcosa in cambio oppure solo per un qualcosa da dare a questa Madonna qua. Giuliano, all'inizio della nostra trasmissione parlavi che l'attività principale di Spesse è ovviamente il mondo agricolo, qui di fianco abbiamo un campo di Gran Turco, alle nostre spalle risaie, insomma è una realtà che offre tanto sotto il profilo agricolo. Sì, come dicevamo prima, l'economia principale si basa sull'agricoltura e sui prodotti dell'agricoltura, questo è uno scorcio che manifesta e rappresenta molto bene qual è, diciamo così, l'economia legata all'agricoltura. Qui abbiamo un campo di mais, ma abbiamo il riso, sono territori e terreni prettamente utilizzati per la risaia proprio per le particolarità di impermeabilità che ha questo terreno, addirittura i nostri agricoltori riescono qualche volta a tenere il riso prodotto da una campagna particolare che ha delle caratteristiche di un certo livello. Che dire, oggi l'agricoltura non vive un grande momento sicuramente perché il mercato globale con i prezzi che ci ritroviamo non fa onore ad un prodotto di qualità quale è il nostro, in questo caso stiamo parlando del riso. Condividi in pieno, Giuliano. Adesso ci spostiamo in un'azienda agricola di Spesa a scoprire un'eccellenza di questo territorio. Sto uscendo da questo bellissimo e suggestivo castello e mi sto portando nel cortile centrale che ospita il polo culturale che è anche un ostello per i pellegrini della via Francigena, ma anche ospita un'azienda agricola, l'azienda agricola Castello. Abbiamo con noi qui Paolo. Il sindaco ha tanto decantato questo riso italiano che non ha eguali al mondo. Paolo, tu hai insomma una realtà agricola radicata su questo territorio. Sì, sono subentrato alla conduzione aziendale di mio padre quindi sto portando avanti la generazione risicoltura e noi produciamo carnaroli soprattutto, che è il riso per eccellenza per fare risotti, e quindi sono contento di quello che faccio, mettiamola così. Qual è la caratteristica principale del riso carnaroli? Tu diceva che l'ideale per la cucina ovviamente, ma perché? Perché mantiene molto la cottura e questo è la principalità del riso. Il tempo di cottura non scuoce, rimane sempre ben cotto e poi proprio per eccellenza il riso per il risotto. Se non sbaglio, tu stai portando avanti anche una cultura un po' sperimentale per questo territorio, che è quella dei ceci. Sì. Come mai?
niente, vedendo il periodo di difficoltà che ha la risicoltura italiana, soprattutto l'ultimo periodo, allora si è cercato di diversificare un po' e ho provato a mettere questa cultura che dalle nostre parti era poco coltivata, era più fatta nell'oltrepò, per vedere di diversificare e fare il reddito in una maniera diversa. Hai già dei risultati? Non ancora. I risultati si avranno quando si coglieranno, verso agosto. Sindaco, siamo in una splendida location di Spessa, che è la Cascina Verde Po, un luogo storico sotto il profilo agricolo magari qualche anno fa, oggi invece è una location a 360 gradi. Certo, hai detto bene, io mi ricordo quando ero un bambino, allora qui si esercitava ancora l'agricoltura, quella addirittura ancora fatta con i cavalli, con i buoi, quindi andiamo indietro, io purtroppo qualche primavera e i miei capelli bianchi lo dimostrano, ce l'ho sulle spalle. E si veniva da bambini a giocare con il figlio del fattore, era un posto anche abbastanza, come si può vedere, circoscritto, dove le nostre marachelle si limitavano ad una territorialità ristretta. E come dicevi tu, nel tempo poi si è trasformato questo luogo, oggi è gestito, è di proprietà privata, è gestito dai fratelli Rusconi che hanno un catering e quindi promuovono in questo bellissimo contesto le loro iniziative di eventi, abbiamo fatto anche diverse sagre comunali e poi loro portano avanti, proprio come dicevo prima, sposalizi, cerimonie, tutto un discorso di questo tipo. Le economie che sono riuscite ad inventarsi con questo nuovo tipo di gestione hanno permesso di portare in cassa qualche soldino e di dare la possibilità ai privati di mantenere qui. Abbiamo tutti i tetti sono stati rifatti, un sacco di lavori, la stessa gestione ha bisogno di risorse di un certo livello. Fortunatamente abbiamo questo spettacolo che testimonia i tempi del passato e che è ancora integra nel suo splendore totale, secondo me. Una risorsa, come dicevo prima, da mantenere e da collocare come peculiarità di questi centri, che sono centri prettamente agricoli. Vi raccontiamo ora una realtà che vola davvero in alto. Perché? Perché ovviamente siamo nell'aviosuperficie speziana di Spessa, una realtà frequentatissima per gli ultraleggeri, eccetera, eccetera. Insomma, e non. Raccontaci un po' chi siete. Niente, io ho sempre avuto la passione del volo e ho iniziato a volare nel 65, perciò ho un'esperienza alle spalle. E ho prodotto, diciamo, con la mia passione, divulgando la mia passione, abbiamo creato questa aviosuperficie speziana che è regolarmente censita, eccetera, da Linate, siamo in collegamento anche con Milano Linate, che abbiamo tutte le autorizzazioni, diciamo. È dal 1980 che esiste questa superficie, anche se non è, diciamo, considerata localmente, ma è conosciuta internazionalmente perché vengono dall'Inghilterra, Germania, Spagna, e Austria, Belgio, eccetera, la conoscono questa superficie. Niente, io sono stato, se posso dirlo, campione italiano di volo a vela, detengo attualmente ancora due record nazionali di volo a vela e ancora imbattuti, e spero di rinnovarla, di aumentare il mio record in maniera da andare avanti, da che non sia più battuto, insomma, però è dura.
Bene, insomma, abbiamo conosciuto un campione pavese, un campione che ha impiantato una struttura che è davvero riconosciuta a livello internazionale. Grazie mille. Grazie. Amici di Itinerari, siamo arrivati al nostro momento enogastronomico della puntata. Chi ci accoglie è Ferdinando, titolare del ristorante Il Pilota. Benvenuti, grazie. Grazie mille di averci ospitato, Ferdinando. Piacere. Qui ci sono delle prelibatezze. Cosa ci prepari oggi per i nostri telespettatori? Un bel risottino col porcino fresco. Ieri hanno consegnato i porcini, quindi perché non approfittare, visto che l'acqua è stata abbondante, facciamo un bel risottino con i porcini freschi oggi. Quindi, carnaroli ovviamente. Noi infatti prima siamo andati a visitare un'azienda che produce carnaroli, presumo che il tuo riso arriva da queste parti. Assolutamente sì, è un carnaroli che viene prodotto qui vicino, nei nostri campi, e noi lo serviamo con molto piacere al tavolo, alle persone e agli ospiti. Diamo un consiglio ai nostri telespettatori, la ricetta. Oh, la ricetta. So che è una diciamo cosa che io misteriosa. Mi occupo della sala, però comunque qualcosa riusciamo a capire anche della cucina. Il risotto viene fatto nella più classica delle maniere, il classico soffritto di cipolla, si fa scottare ovviamente il riso, si mette, si sfuma il riso, si aggiungono i porcini, la mantecatura è quella classica col parmigiano ed il burro, col pettino di prezzemolo il risottino è pronto. È pronto. L'essenziale sono le materie prime, riso buono, porcini buoni, un po' di passione, il piatto viene bene. Sono d'accordo con te. Poi qui vediamo questi porcini che tu hai utilizzato. Esatto, arrivano da sopra Genova, quindi dalla Cisdalina, sopra lì. Li hanno consegnati ieri, sono già belli, cioè hanno un bel profumo. Salumi? Nostri, ce li fa il signor Bertone a Bressana Bottarone, ci macella per noi le bestie e ci conserva i salami. Ecco. Cosa ci abbiniamo a questo risotto con i porcini? Nient'altro, che è un classico? Nient'altro che un pino nero. In questo caso abbiamo scelto un pino nero delle Frace, buonissimo, 2,10 se non erro. Perché cosa lo abbiniamo? Il vino è limpido, semplice da bere, è sempre un grande prodotto. Ricorda le bacche, i funghi, le more, quindi andiamo ancora sul profumo del bosco. Quindi l'ideale per accompagnare è un pino nero. Questo risotto. Casteggio, certo, le Frace. Il vostro ristorante è anche conosciuto sì per produrre, per sì. cucinare prodotti tipici e soprattutto per piatti tipici, ma anche siete un po' un ristorante che va incontro anche al gusto dei clienti. Assolutamente con piatti sì. che spaziano un po' a 360 gradi. Sì, diciamo che noi cerchiamo di fare un connubio tra quella che è la tradizione e l'innovazione. Papà è originario delle zone, quindi si servono tutti i prodotti più tipici che abbiamo, mentre invece la mamma arriva dalla costiera amalfitana, quindi noi sul piatto sulle tavole amiamo servire il pesce, quindi si spazia su varissime tipologie di piatti che noi prettamente adoriamo servire solo il fresco, quindi quello che la stagione il mare ci offre. In questo caso ci sono dei calamari freschissimi che sono buonissimi, piccini, morbidi, noi li serviamo naturali, sono solamente scottati alla griglia e serviti su un'insalatina di puntarelle conditi con la stracciatella di burrata e l'acciuga, quindi il piatto risulta semplice, altamente digeribile, buono per tutti. Certo. Cerchiamo di dare diverse tipologie per accontentare più palati possibili, andare incontro alle esigenze delle persone. Mi sembra una cosa giusta. Noi chiudiamo sempre con un brindisi. Ma più che volentieri. Grazie mille. Sì, caro, grazie a te. Sì. Sì, signori, a voi. Siamo risaliti sulla nostra Ford Fiesta Active, ci spostiamo da Spessa Po e raggiungiamo il paese di Arena Po. Non cambiate canale, rimanete con noi.
Eccoci arrivati finalmente ad Arena Po, un altro dei borghi rivieraschi al grande fiume. Incontriamo il sindaco. Ciao Alessandro. Ciao. Arena Po è un luogo, ovviamente, come ha detto, ricco di natura, ma anche ricco, ma tanto ricco di storia, ma anche che offre ovviamente attività produttive, attività agricole. Insomma, un luogo un po' a 360 gradi. Sì. 360 gradi, adesso sinceramente stiamo anche cercando di trasformarlo per dare importanza alla storia che ha avuto, e quindi tutti i lavori che vedete qua attorno a noi sono dovuti al fatto che stiamo cercando di trasformare il paese in un borgo. Un borgo storico, quindi abbiamo fatto un grosso sacrificio, un grosso impegno economico per cercare di valorizzare tutto quello di bello che abbiamo ad Arena Po. Arena Po sinceramente è sempre stato un polo agricolo più che industriale, no? Anche se negli anni poi varie industrie hanno scelto di scendere in campo qua nel nostro comune, aziende importanti che ci danno una grossa mano a livello naturalmente di tasse e di contributi, e cerchiamo di trasformare questo benessere tra virgolette economico dovuto agli introiti con quello che stiamo facendo adesso nel paese. Sì, un'altra caratteristica, da quello che ho scoperto girando e venendo in macchina qui davanti al municipio, è che siete un museo a cielo aperto. Stiamo collaborando con l'Istituto del Brera, in collaborazione con l'artista Maestro Grillo che ci sta dando una mano. Abbiamo posizionato diverse opere lungo la via Alzaia. Sono opere che in pratica vogliono darci una mano a portare qualcuno verso il nostro borgo, perché un conto è svilupparlo, un conto è abbellirlo, poi la parte più importante è portare qualcuno da Arena Po. Arena Po adesso nel giro di pochi mesi secondo me si presenterà sotto un nuovo aspetto, e spero che venga come la desideravamo, nel senso che il borgo prenda vita, non con l'aiuto del Brera, con l'aiuto del nostro economico riusciremo a fare quello che abbiamo in mente a livello di amministrazione, perché poi alla fine questi paesi, se non riesci a valorizzarli, vanno a morire, perché sei tagliato fuori un po' da tutto, e quindi devi far venire la gente a vedere quello che di bello c'è, perché Arena storicamente ha di tutto e di più, nel senso che a partire dalla chiesa, a partire dalla torre, abbiamo da Partanese una chiesa sul Po che è stupenda. Cioè, abbiamo tanto di bello, però è poco sfruttato. Certo. Quindi stiamo cercando di valorizzare tutto quello che abbiamo. Sindaco, mi accompagni alla scoperta del tuo borgo, come l'hai definito. Facciamo un giro. Andiamo? Okay, andiamo. Grazie. Alle nostre spalle c'è davvero un pezzo di storia, come si suol dire, di Arena Po. Io sono curioso, io voglio venire ad Arena Po e cosa posso visitare? Direi perlomeno 4-5 soggetti principali. A prescindere che potrebbe esserci il paesaggio come prima cosa che ti richiama, perché abbiamo le acquoline alle spalle, di fronte abbiamo il Po e quindi abbiamo condizioni meteo anche ideali. Ma al di là di questo abbiamo una storia che comincia. Come documento comincia almeno 50 anni prima del 1000, ma nella realtà dei fatti comincia 500 anni prima, perché questa è la risultanza che viene dagli studi, dalle carte. E questo per quanto riguarda la storia di Arena. E quindi poi scendendo la casa Viscontea che abbiamo alle spalle, ad esempio, che è un oggetto interessantissimo da vedere, anche se oggi è frazionato e sono due splendide dimore.
E proseguendo di qua, questa è l'alzaia, noi abbiamo qua di fianco a noi, o poco più avanti, abbiamo la chiesa, e quello che noi vedremo adesso è una struttura del 1200, con tracce preesistenti, perché anche questa è stata costruita su, perché ha avuto una serie di ricostruzioni a Renapo. Più avanti ancora avremo il castello. Il castello, quello è ricco di storia, perché Renapò nasce come ambito difensivo ed è soltanto in una fase successiva, appunto attorno al 1200, che diventa poi un borgo abitato, in quanto l'habitat che prima era San Pietro, e che è una frazioncina che sta un po' più in là, un po' più a monte, gli abitanti invece arrivano e si inseriscono qua ad Renapò. Vicino al castello potremmo avere Palazzo Mandelli, ex, anche lì ex Palazzo Visconti, ma soprattutto arriviamo poi, proseguendo lungo il fiume, a Ripaldina, dove abbiamo questa chiesa ormai che rimane, e poche altre tracce attorno, di una storia immensa, perché era l'ambito di confine con il Piacentino, con l'Emilia, la differenza che c'era fra i Longobardi e coloro che stavano dall'altra parte della Bardoneggia, ovviamente Bard, ossia confine, e abbiamo che eravamo su delle strade importantissime. La strada fluviale, il fiume, che dagli tempi degli Etruschi era la via, la strada, l'autostrada che allora poteva esistere. Successivamente abbiamo avuto la via Emilia, fino, che ne so, la strada Regina, piuttosto quella che arrivava da Lodi, dalla Laus Pompeia, che transitava sul nostro territorio. Quindi, se dovessimo parlare di storia, guardiamo almeno queste tre o quattro cosine. Però bisognerebbe venire ad Arena, fermarsi, non dico un mese, ma almeno un fine settimana, e leggere quello che sta scritto sui muri. Questo quindi è l'appello che rivolgiamo agli amici di Itinerari, di venire ad Arena e vivere anche non solo la natura, ma vivere anche un po' di storia. Tra le mie mani ho un cestino di fragole, perché ad Renapò c'è uno dei produttori più rinomati, come dici tu, di fragole in provincia di Pavia. Ma adesso, a parte le battute, è davvero così, insomma, è vero Andrea? Sì, e stiamo producendo fragole, sono 5 anni che lo facciamo, e vabbè, adesso siamo a giugno, abbiamo finito oggi la raccolta e abbiamo le rifiorenti che andranno avanti tutta estate, a partire dalla metà di giugno. E dopo riprendiamo un altro anno con altre serre così di fragole e integriamo con frutti di bosco tipo mirtilli, lamponi, ribes, uva spina, ciliegie, che non sono frutti di bosco però è sempre un frutto, albicocche, pesche e altre verdure e verdure varie. Come potete vedere anche qua nella serra, adesso abbiamo tolto queste prime fragole, abbiamo piantato ancora delle insalate, delle zucchine, sedano e tutte quelle cose lì. E nelle altre abbiamo pomodori, melanzane, peperoni, un po' di tutto. Raccontaci qualcosa invece della tua azienda, insomma, da quanti anni fai questo lavoro, se è una cosa che ti tramandi anche da, in famiglia. No, mio papà avevano l'azienda agricola con il bestiame e tutto, che hanno smesso nel 2003. Noi abbiamo iniziato questa attività nel 98 come facendo giardini, quelle cose lì, vivaio, e poi è già da 5-6 anni che ci siamo convertiti quasi, non del tutto, a produrre proprio fragole e altre verdure, ortaggi e frutta. Andrea, qual è invece il tuo mercato? È il classico utente della strada oppure avete anche ristoranti? Altro abbiamo privati che vengono a acquistarle qua direttamente, poi ci sono ristoranti e qualche negozietto che le prende e basta. Bene Andrea, insomma. Mercati grossi non ne abbiamo, ortofrutta grossa, Milano, supermercati così non ne facciamo, proprio una scelta politica. Professore, come dicevamo all'inizio con il sindaco, venire ad Renapò è come venire
in un museo sotto il sole, a cielo aperto. Sì, è una sfida che abbiamo lanciato grazie a questa amministrazione, che è un'amministrazione molto intelligente e molto aperta, perché non è facile che un borgo, un piccolo paese, affronti un progetto così ambizioso. D'altronde siamo avvantaggiati del fatto che io, come direttore di pittura dell'Accademia di Brera e come artista, ho tanti amici anche molto importanti, di fama anche internazionale, che mi seguono, devo dire, pensando che questo sia un progetto bellissimo, e lo fanno solo per passione, perché, ci tengo a precisarlo, nessuno di questi artisti ha preso un soldo. Le opere sono tutte in comodato d'uso gratuito, proprio perché abbiamo lanciato una sfida e perché il comune di Arena Po ha recepito questo messaggio. Quindi sono opere intanto posizionate all'esterno, soprattutto concentrate in questa parte del centro antico, che è la parte che naturalmente si andrà a valorizzare, almeno dal punto di vista, diciamo, turistico, perché Arena possa avere un'attrazione. D'altronde io ho sempre ribadito questo, che in Italia ci sono migliaia di borghi bellissimi che rischiano tutti di implodere, di scomparire, perché i vecchi vanno via e vanno via anche i giovani, e quindi i paesi si svuotano, e soprattutto questo è causato da una perdita di identità, perché tante volte un paese artigianale poi ha perso le sue maestranze, il paese agricolo ha delle terre che vengono meno coltivate, e quindi Arena Po, che peraltro ha una vocazione artistica, perché già in passato alcuni artisti hanno frequentato questo posto, vuoi per la sua condizione anche geografica, la sua vicinanza sul Po, è molto bella questa città che affonda proprio, questo paese che affonda le sue radici proprio nell'acqua, e dall'acqua ha tratto sussistenza nei secoli passati, e dall'acqua intende tornare ad avere sussistenza, naturalmente in una maniera nuova. La tradizione va benissimo se innestata con delle idee attuali. Quindi io ho chiamato questi amici artisti, come dico, e qui abbiamo una bellissima scultura di Giuseppe Maraniello, sono tutti artisti di fama internazionale, basterebbe andare in internet su Google per trovare tutte le informazioni su questi artisti. Questa è una scultura di bronzo, di 12 metri, una scultura anche di grande valore, che è stata prestata gratuitamente finché l'artista non ne avrà bisogno. Allora l'idea qual è? È che si crei un percorso. Ora qui sull'Alzaia noi vedremo qui accanto una grande balena che è opera di un altro artista, Nicola Salvatore, che ha immaginato questa balena che per via dell'inquinamento che c'è nel mondo ha risalito l'Adriatico e ha perso, si è smarrita, è entrata nelle foci del Po, è arrivata fino ad Arena Po, dove si è arenata, quindi sulle sabbie di Arena. Poi vedremo più avanti un altro bronzo di un maestro, Omar Gagliani, importantissimo, che ha fatto questo bronzo, una sorta di mantello che si avvita su se stesso, un vello d'oro, diciamo, no? Che riprende la figura di un angelo che va verso il cielo. E poi avremo ancora, vedremo nella piazza, questo loro lo chiamano così bonariamente il pagliaccio, l'artista lo chiama il mangiatore di mondi, è una figura quasi clownesca che gioca ironicamente su una verticale rossa, con questa idea di creare una fantasmagorica accademia dello scivolo. Lo scivolo è il gioco che fanno i bambini, quindi è un'accademia dell'ironia, un'accademia del gioco, del ludico. E quindi queste sono, nel giro di 2 anni siamo riusciti già a realizzare queste presenze molto importanti. Naturalmente è l'inizio, perché la gente arriva ad Arena Po e trova ormai Arena Po borgo d'arte, perché io ho voluto che fosse convenzionata con l'Accademia di Brera, e quindi per i prossimi 8-10 anni noi avremo delle collaborazioni costanti, e questo ci permette di avere qui gli artisti, e non solo gli artisti ma anche l'attenzione. E proprio per agevolare questo processo, adesso c'è una studentessa, è stata una mia studentessa, ma è una ragazza che viene da Bucarest, si è laureata a Brera e ora sta facendo uno stage proprio qui ad Arena Po e sta dipingendo una grande parete che dopo andremo a vedere
dove sono evidenziati proprio i luoghi e gli oggetti, diciamo, di interesse artistico. Facciamo conoscere ora un allevamento che c'è ad Arena Po, un allevamento che è a conduzione familiare, se non sbaglio. Sì, siamo tra cugini, quindi possiamo dire familiare, e da 40 anni circa che facciamo questo lavoro, diciamo un po'... allargati nel tempo, però non abbiamo potuto fare proprio degli investimenti perché insomma i periodi non sono molto favorevoli, e quindi abbiamo mantenuto sempre più o meno la stessa quantità di animali e la produzione di latte, la rimonta interna degli animali dai vitelli alle manze, poi primipare vengono poi a monte quando partoriscono, e conferiamo il latte al granarolo da 11 o 12 anni circa. Troviamo abbastanza bene perché ci mantengono anche uno standard di qualità, e di anche poi i prezzi sono favorevoli così per noi, ecco, in confronto a certe altre aziende. Il mercato del latte insomma è sempre stato molto, molto condizionato dal mercato globale, dalle quote, famose quote latte. Voi siete riusciti anche in quel periodo difficile a guardare oltre. Noi abbiamo acquistato le quote per poter lavorare, come si, giustamente in qualsiasi attività bisogna avere delle attrezzature, delle cose. E poi adesso purtroppo sono svaniti nel nulla, però come uno... acquista un attrezzo poi perde valore, prendiamola in questo modo, e quindi siamo sempre rimasti con la nostra quota in regola con tutto, per cui non abbiamo problemi come si sente in giro, perché ci sono ancora delle multe che dovranno essere pagate e tutto il resto. Cioè, prendiamolo un po' con filosofia, come si suol dire. Grazie mille. Lamentarsi si fa presto, però si sopravvive. Grazie mille di averci ospitati, grazie. Dal castello di Arena Po io vi saluto, che odiamo qui il nostro viaggio a cavallo del grande e maestoso fiume Po. Abbiamo visitato Spessa e abbiamo visitato adesso Arena. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Itinerari, e ricordatevi che la provincia di Pavia è una terra da visitare ma anche da gustare. Alla prossima!